Bene, è da poco terminato il mio confronto con il mio caro amico Nicolino, quindi parliamo di Champions della giornata di ieri, martedì 27 ottobre, dove sappiamo che Shakhtar Inter è finita 0-0, Mönchengladbach Real Madrid 2-2. Mentre Atalanta Ajax 2-2 e Liverpool Midland 2-0. Oh. Detto questo, quindi andiamo comunque a dare uno sguardo alle classifiche dei gironi, dove certo è una situazione per quanto riguarda l'Inter, diciamo che è un po', perché è vero che ha 2 punti col Mönchengladbach, il Real Madrid ha 1 punto, lo Shakhtar è primo a 4, però non dimentichiamoci che l'Inter sarà attesa settimana prossima in casa del Real Madrid, quindi sarà un incrocio altamente importantissimo perché, cioè, come ci siamo detti, Nicolò, mettiamo il caso che finisca in pareggio anche Real Madrid-Inter. Quindi l'Inter andrebbe a 3, il Real Madrid a 2, l'altra sfida sarà Shakhtar-Mönchengladbach, che lo stesso per lo Shakhtar sarà fondamentale, perché se vince il Mönchengladbach va a 5 e lo Shakhtar rimane a 4. Se finisce in pareggio, lo Shakhtar va a 5, il Mönchengladbach a 3. Quindi, se nella prossima giornata ci saranno, come in quella di ieri, entrambi i pareggi, sia per l'Inter che per l'altra sfida, il girone continuerà ad essere equilibrato, però è ovvio che se l'Inter pareggia oppure addirittura perde, lo Shakhtar vince, insomma, comunque l'Inter dovrà cercare di evitare assolutamente di perdere in casa del Real Madrid. È ovvio che però il Real Madrid vorrebbe trovare la prima vittoria, come è altrettanto ovvio che anche l'Inter ha voglia di vincere. Bene, ora invece andiamo a dare uno sguardo per quanto riguarda il raggruppamento dell'Atalanta, dove la situazione è leggermente diversa, perché l'Atalanta è seconda con 4 punti, Liverpool è prima a 6, l'Ajax è terza a 1, il Midland è ultimo a 0, e nelle prossime sfide l'Atalanta se la vedrà in casa contro il Liverpool, dove certo vincere sarà complicato, sperando almeno di ottenere un pareggio. Nel caso l'Atalanta va a 5, il Liverpool a 7, quindi mettendo l'opzione che l'Ajax vada a vincere in casa del Midland e ottenga 3 punti, quindi vada a 4, l'Atalanta rimarrebbe comunque seconda. Sta di fatto che, a parte tutti questi se, ma, come si dice, va giocata ogni partita come se fosse l'ultima, e quindi e niente, alla fine, appunto, ogni partita è una finale, che sia la Champions, l'Europa League, il campionato. E certo, sì, magari il campionato è un discorso leggermente diverso, però comunque, per questa Champions League con Deluxe e Zecchillo Show è tutto. Noi ci vediamo domani per commentare la giornata di oggi di Champions League. Quindi saluti a tutti e alla prossima. Ciao!